ho l'onore di presentarvi in anteprima il nuovo drone FPV di casa DJI, DJI Avata. Spingiamolo al limite. E dopo questa carrellata di immagini 100% islandesi, passiamo ad un rapido unboxing. Se scegliessimo la Pro View Combo, ci arriverà in questa configurazione. Apriamo ulteriormente le altre due confezioni. Sigillo di garanzia. Immancabili libretti di istruzioni. E naturalmente il pezzo forte, il DJI Avata. È la prima volta che lo vedo dal vivo e devo dire che mi ha fatto una buona impressione, soprattutto perché è costruito decisamente bene. Beh, DJI non si smentisce. Rispetto ad un classico CineWhoop è leggermente più pesante, ma soprattutto più voluminoso. Sulla parte anteriore troveremo la cam. Possiamo fin da subito notare sulla pancia del drone la presenza di sensori per il posizionamento del drone stesso. E ci torneranno molto utili in quanto potremo leggere sul visore l'effettiva distanza tra il drone e la superficie sulla quale stiamo volando. Comodo soprattutto quando si vola su specchi d'acqua. Sulla parte posteriore del drone è alloggiata la batteria 4S da 2420 mAh. È una Lion e ci permetterà di volare sopra i 10 minuti in modalità normale e in modalità sport. Riusciamo addirittura ad arrivare intorno ai 15 minuti se non c'è tanto vento. Mentre in modalità manuale dipende da quanto gas diamo e da quanto vento c'è, comunque siamo sotto ai 10 minuti di volo. Per un drone FPV non è affatto male. Naturalmente troviamo un attacco proprietario di DJI. Nella confezione è presente il carica batteria. Dovremo inserire la batteria all'interno di questa basetta e da questa parte troveremo l'ingresso USB di tipo C. Non dimentichiamoci che le batterie si potranno tranquillamente ricaricare anche in viaggio con un semplice power bank, un paio di eliche di ricambio con la relativa brugola e altre viti per sostituire le eliche. Scopriamo il contenuto della seconda confezione. Non ci posso credere! Questo è il nuovo visore FPV per il sistema digitale ed ecco i DJI Goggles 2. Giusto per darvi un'idea delle dimensioni rispetto al modello precedente ed ecco giustificato anche tutto il mio entusiasmo. Era ora, guardate quanto sono compatti! Questa è davvero una rivoluzione. Due antenne pieghevoli per risparmiare ulteriore spazio. Avendo degli schermi micro OLED hanno ben pensato di mettere anche una protezione. Infatti se togliamo la protezione sugli adesivi, che ora andremo a rimuovere, ci viene detto di non esporre mai le lenti al contatto diretto con i raggi solari. Vanno accessori
e abbiamo a nostra disposizione la batteria che ci servirà per alimentare il visore, cavo che utilizzeremo per connettere gli occhiali alla batteria, nuovo attacco con una sicurezza in più e abbiamo anche una molla intermedia. Se avessimo problemi di vista, allora basterà andare dal nostro oculista, far delle lenti apposite da inserire all'interno di questi involucri, inserire le lenti e il gioco è fatto. Avremo i nostri occhiali. Fascia per la testa per indossare il visore. Mi piace molto il fatto che sia una monofascia, non abbia anche il terzo punto. Ottimo, sembra anche molto comoda. E per pilotare il drone avremo a disposizione il motion controller. Anche in questa confezione troveremo i vari libretti di istruzioni. Se non volessimo pilotare il drone esclusivamente col motion controller, potremmo optare per acquistare il DJI Remote Controller 2. Ed eccolo qua. Sia il DJI Remote Controller 2 sia il Motion Controller sono gli stessi che trovavamo anche nel DJI FPV. Se non ci dovesse bastare la carica di una sola batteria, allora ci viene in aiuto la Fly More Kit, ovvero altre due batterie e la base di ricarica con la quale potremo caricare fino a 4 batterie. Avrà l'ingresso USB di tipo C. Se volessimo caricarle rapidamente, potremmo acquistare il caricatore portatile da 65 watt. Non male questo. E non può di certo mancare il kit di filtri ND, composto dall'ND 8, 16 e 32, perfetto per ogni evenienza. Esattamente dopo un anno e mezzo dall'uscita del DJI FPV, DJI si ripresenta con un nuovo drone, DJI Avata. Di primo acchito poteva sembrare un classico cinewhoop. Dopo averlo pilotato in ogni tipo di situazione, posso dirvi che non è assolutamente un cinewhoop, bensì sembra di pilotare un classico drone da 5 pollici. L'unica differenza è che spinge un po' meno rispetto a un 5 pollici. Nonostante ciò, si possono raggiungere velocità intorno ai 100 km/h, non sono davvero male. Ciò significa che combatte decisamente bene il vento. Come resistenza al vento è classificato di livello 5. Vi dico solo che è riuscito a resistere ai venti dell'Islanda. Rispetto ad un drone da 5 pollici che può effettivamente far paura per la sua potenza dei motori e soprattutto perché ha le eliche scoperte, avendo anche le protezioni per le eliche, risulta un drone più sicuro, più affidabile e adatto a più persone. Nonostante ciò, le sue caratteristiche permettono di utilizzarlo sia come cinewhoop, di conseguenza utilizzarlo per entrare in ambienti stretti in modo da ottenere riprese cinematografiche e molto particolari, sia lo potremmo utilizzare tranquillamente come drone mid-range cinematic. DJI Avata può coprire distanze davvero notevoli, grazie anche al fatto che monta un GPS e con la sua interfaccia avremo il ritorno a casa come un classico drone DJI, come un Mini 2 per esempio. In più sul visore avremo sempre l'H, davvero comoda per sapere la posizione di partenza e ritornare a casa senza alcun tipo di problema. Sì, si riescono a coprire grandi distanze anche grazie alla tecnologia di trasmissione, ovvero lui monta l'OcuSync 3+, la migliore di casa DJI. In FCC si arriva oltre ai 10 km, in CMOD io mi sono spinto oltre il chilometro anche dietro a piccoli ostacoli e non ho avuto alcun tipo di problema. Ci tengo a dire che l'esperienza di utilizzo è davvero altissima. Cosa intendo? Con un drone classico FPV dovremmo stare ore e ore a programmare, a configurare radio, visore e drone. In questo caso ci basta semplicemente tirare fuori dalla scatola il drone, il visore, il radiocomando, aggiornare tutto tramite la DJI Fly, tramite lo smartphone semplicemente, e in automatico drone, visore e radiocomando comunicheranno fra di loro. Assurda questa cosa per il mondo FPV. Partirei subito dal prezzo e dalle diverse combinazioni di acquisto per capirne il senso. Per acquistare il DJI Avata con una batteria e il caricatore dovremmo spendere 579 euro. Ha senso? Sì, perché se possedessimo il DJI FPV avremo solamente bisogno del drone, perché potremmo riutilizzare il visore
e il radiocomando o il motion controller. Per la versione che avete visto in questo unboxing, la Pro View Combo, dovremo spendere ben 1.429 euro, mentre se volessimo acquistare la versione identica ma con i goggles V2, ovvero la versione precedente, dovremo spendere 1.149 euro. Per la Fly More Kit, ovvero le due batterie più la basetta di ricarica, 249 euro. Parliamo un po' più nello specifico e iniziamo dal protagonista, DJI Avata. Pesa 412 grammi con la batteria inserita, ha una cam stabilizzata su un asse. Questo asse serve soprattutto a regolare il pitch. Qualora volesse andare più veloce, basterà semplicemente con la ghiera posta sul radiocomando aumentare l'inclinazione. Se volessi realizzare una scena più lenta, allora basterà semplicemente diminuire il pitch, l'inclinazione. Intorno ai 10 gradi è perfetta per registrare scene calme. Io solitamente volo intorno ai 25-30 gradi. Tutta la struttura della camera è completamente ammortizzata in modo tale da tagliare qualsiasi tipo di vibrazione. La camera monta un sensore da 1x1,7 e un sensore leggermente più grande del mezzo pollice. Può registrare in 4K a 60 fps, mentre in 2,7K fino a 100 fps. Per poter realizzare degli slow motion avremo la possibilità di scegliere fra tre angoli di ripresa: ultra ampio, 155 gradi di FOV, ampio e normale. Il mio consiglio è quello di utilizzare ultra ampio perché avremo la miglior stabilizzazione, in quanto avremo più FOV possibile. Parliamo di stabilizzazione. Avrà una stabilizzazione integrata, la classica Rocksteady di DJI, la stessa che troviamo sulla DJI Action. Tre tipi di stabilizzazione: senza stabilizzazione, e voi direte ma che senso ha? Ha senso perché avremo i file del giroscopio all'interno del video, di conseguenza potremo utilizzare Giroflow per esempio per stabilizzare in modo perfetto la clip, oppure utilizzare la stabilizzazione Rocksteady interna, o addirittura utilizzare l'Horizon Steady, di conseguenza stabilizzerà anche i movimenti del roll, e devo dire che l'effetto in alcune situazioni può essere gradito. Avremo a disposizione per la registrazione video due profili colore, uno normale e il classico di CineLike, se volessimo colorare la clip e avere la massima post-producibilità. Il video registrato avrà parecchie informazioni, in quanto avremo un bitrate parecchio elevato, 150 megabit al secondo. Ha una memoria interna da 20 GB, ma ovviamente potremo inserire una micro SD. Diciamo che il punto in cui andremo a inserirla non è molto comodo, in quanto ci sarà l'elica che disturberà un po' l'operazione, ma dopo un po' ci si fa l'abitudine. Nel complesso il drone è costruito decisamente bene, sì, è completamente di plastica, ma sono plastiche composite. Io ho fatto un crash parecchio pesante dovuto al fatto che c'era parecchio vento e non avevo più praticamente batteria, ho chiesto troppo dal drone e vabbè, ho fatto un crash. Non si è fatto praticamente nulla, giusto qualche riga sulle protezioni e basta. Nonostante ciò, essendo un drone FPV, il mio consiglio è quello di attivare la DJI Care Refresh, in modo tale che se dovessimo romperlo pesantemente, beh, ce lo sostituiranno con una piccola spesa. Come vola in modalità normale e in modalità sport, sarà molto divertente e sicuro da pilotare, non avremo alcun tipo di problema. In modalità manuale, ovvero in acro, potremo spingerlo abbastanza, come detto ha una doppia anima, potrà essere sia un cinewhoop sia un drone da 5 pollici. Attenzione a non fare movimenti bruschi perché tende un po' ad avere un fly away, soprattutto quando c'è parecchio vento. L'ho già fatto presente agli ingegneri DJI che spero presto risolvino il problema. Vorrei precisare che sto utilizzando una versione beta. Secondo me rispetto al DJI FPV vola meglio, molto più preciso. Passiamo a parlare del motion controller. Ha davvero senso che DJI l'abbia inserito nella versione combo? Direi di passare subito al test. Proviamo il motion controller. Il pulsante rosso ci servirà per avviare i motori, ma anche per decollare e atterrare. Pulsantino zigrinato è per muoverci nelle modalità, mentre il pulsante più grosso è il freno. Il grilletto servirà per dare gas al drone, drone verso l'alto, drone verso il basso, in quanto lui ha un giroscopio al suo interno. Anche per curvare dovremo sempre inclinare il motion controller. Non ci rimane che decollare, premiamo due volte il pulsante di blocco. Davvero tanto intuitivo e divertente.
Appena rilascio l'acceleratore, il grilletto, lui frena immediatamente. Pulsante delle modalità, l'ho messo in modalità sport. Vediamo. Ah, davvero tanto tanto più veloce. Che panorama. DJI tramite questa scelta ha dato la possibilità a chiunque, perché è davvero semplicissimo pilotarlo con il motion controller, di vivere in prima persona un vero e proprio volo. È come se volassimo. Semplice, intuitivo e divertente, ma dopo averlo utilizzato un po' di volte, beh, sicuramente si avrà la voglia, la necessità di passare al DJI Remote Controller 2 per mettersi in gioco alla prova maggiormente. Con il Remote Controller 2 avremo la possibilità di pilotare Avata come un classico drone DJI, ovvero nella modalità normale e sport. Nella modalità sport andrà più veloce. Se volessimo pilotarlo in modalità acro, in modalità manuale, allora dovremmo innanzitutto sbloccare i limiti nelle impostazioni del drone. Durante lo sblocco ci verrà indicato un tutorial, proprio come accadeva sul DJI FPV, che ci guiderà nella configurazione del radiocomando. Basterà semplicemente avvitare le due viti poste dietro la protezione in silicone per avere il throttle come un classico drone FPV senza il ritorno. Come già detto, è il solito radiocomando che troviamo sul DJI FPV, di conseguenza tasto C1 personalizzabile. Io qui ho messo il buzzer, se dovesse cadere premo questo e inizierà a bippare, super comodo. Ghiera per muovere la gimbal, switch per le varie modalità di volo, normale, sport e manuale se abilitata. Da questo lato avremo uno switch per armare e disarmare il quadricottero, tasto per avviare la registrazione, da questo lato il tasto per l'RTH, RTH precisissimo, ma anche il tasto di sicurezza. Sono in modalità manuale, non capisco più l'inclinazione del drone, sono in pericolo, schiaccio questo tasto e il drone si ferma e ritorna in modalità normale. Per un principiante questa funzionalità è davvero super apprezzata. Ho detto la parola principianti? Sì, DJI strizza l'occhio a tutti coloro che volessero scaricare un simulatore sia per Android sia per iPhone. Troviamo DJI Flight Virtual Simulator, è un simulatore veramente ben fatto, ha una fisica abbastanza buona e ci permetterà di capire come il drone si muove quando siamo in modalità M in acro. Naturalmente per pilotare in FPV avremo bisogno del visore e qui DJI ha fatto un capolavoro di ingegneria. Sono non futuristici di più, è il modello DJI Goggles 2 e vi dico solamente alcune caratteristiche, poi magari farò un video dedicato dove confronterò questo modello col modello precedente. Pensate, tengono meno spazio di una bottiglietta d'acqua da mezzo litro, sono esaltatissimo, li aspettavo da tanto. Non vi ho ancora detto che si potrà regolare lo spazio interpupillare e addirittura tramite la ghiera si potranno sistemare le diottrie. Finalmente, una volta regolato il tutto, potremo fare una leggera pressione, avvitare e si bloccherà sia la distanza interpupillare sia le diottrie, in modo tale che quando li poniamo nello zaino non si vadano a spostare queste regolazioni e una volta che li dovremo riutilizzare avremo l'occhiale configurato correttamente. Davvero comodo, ci voleva così tanto farli? L'esperienza di utilizzo e l'immagine che regalano ai nostri occhi è indescrivibile. Vi dico solo che ho pilotato con loro, poi ho pilotato con i V2, ovvero il visore precedente, e mi sembrava di rivivere la stessa sensazione di quando sono passato dall'analogico al digitale. E non sto scherzando, sarà per la nuova camera, sarà per i nuovi display micro OLED, non lo so, ma è qualcosa di indescrivibile quanto si veda bene. Questo è anche dovuto al fatto che avremo due schermi e ogni schermo avrà una risoluzione di 1920x1080. Siamo in Full HD. L'unica cosa che ho trovato un po' scomoda è la spugna e soprattutto l'incavo per il naso. Ho un naso abbastanza importante e purtroppo mi alza leggermente l'occhiale, di conseguenza sto un po' scomodo. Spero che escano presto sul mercato altre
spugne, magari anche di terze parti. Le innovazioni non finiscono qui perché, come potete notare, sul visore non sono assolutamente presenti i tasti fisici. Ma allora come faremo a muoverci nel menu? Semplice, tramite il pad touch posto sul lato destro. Tramite delle gesture molto intuitive navigheremo all'interno del menu. All'interno del visore troveremo dei menu rapidi, comodo, soprattutto quello per cambiare i valori della fotocamera in un attimo. Anche mentre siamo in volo possiamo cambiarli, ovviamente dovremo spegnere la registrazione. All'interno del visore troveremo anche un sensore per la luminosità. Gli schermi si accenderanno solamente quando il visore sarà indossato. Questo penso che sia per salvaguardare maggiormente gli schermi OLED. Nella parte sottostante troveremo l'ingresso per le cuffie, ingresso per la micro SD. Potremmo tranquillamente registrare il DVR, come state vedendo in queste immagini io lo registro sempre, appena decollo parte la registrazione del DVR in automatico, ingresso per l'alimentazione e ingresso di tipo USB-C se volessimo aggiornarli, oppure per connettere il nostro smartphone direttamente e vedere ciò che vediamo noi tramite l'app DJI Fly. Da questo lato un pannello con vari LED sul quale verrà indicata la banda in cui ci troviamo. Sulla parte anteriore avremo l'ingresso per l'area di raffreddamento, all'interno ci sono anche delle ventole, pensate pesa solamente 290 grammi, in testa non si sente. E anche l'elastico, dopo parecchie ore di utilizzo, lo trovo relativamente comodo. Per ora purtroppo la compatibilità rimane solamente su DJI Avata, staremo a vedere. Concludendo, DJI Avata sinceramente mi è piaciuto, ha un bel feeling di volo, sicuramente non si può paragonare ad un 5 pollici con la sua potenza esplosiva, lui è un drone abbastanza tranquillo, perfetto per chi vuole iniziare ad entrare in questo mondo FPV. Secondo me lui è una buonissima base di partenza perché potremo già realizzare degli ottimi filmati con la camera integrata, non avremo bisogno di acquistare un ulteriore action cam e se vogliamo risparmiare qualcosina, perché no, prendere il modello precedente. Sicuramente la nuova versione è un bel passo avanti, ma nonostante ciò il modello V2 che ho utilizzato fino ad ora va più che bene. Con lui ci potremmo divertire in totale sicurezza in spazi un po' angusti, fate ben attenzione che non avrà alcun tipo di sensore anticollisione, i sensori li avrà solamente al di sotto per indicarci la quota dal terreno e non andare magari ad inabissarsi in qualche lago. Può capitare, vi assicuro che può capitare. Oppure potremmo fare dei bei voli mid range, un po' come ho fatto io in Islanda, che ho catturato tutti i panorami con una prospettiva differente da un drone classico. Questo è quanto, naturalmente per maggiori dettagli, entrare più nelle schede tecniche oppure semplicemente per acquistarlo troverete il link qua sotto in descrizione, se lo acquisterete da questo link supporterete il canale e ciò che faccio, fatemi sapere anche se volete altri approfondimenti sempre qua sotto nei commenti. Ci vediamo anche su Instagram dove possiamo interagire e potete scoprire cosa combino in tempo reale. Al prossimo episodio e alla prossima avventura, ciao! Buon volo a tutti!